K-141, sottomarino nucleare, fiore all'occhiello della Marina Militare Russa, aveva svolto una missione nel Mar Mediterraneo da agosto a ottobre del 1999 per osservare e spiare le contemporanee esercitazioni della NATO al largo della Sicilia. Era la prima missione nel Mediterraneo della flotta russa. La piccola flotta, composta dal K-141 più una portaerei e altre navi, avrebbe dovuto ritornare nel Mar Mediterraneo e Adriatico verso la fine dell'anno 2000, per dare un forte segnale alla NATO della presenza, ancora attiva, della Marina Militare Russa. Prima della missione nel Mediterraneo, era stata programmata un'esercitazione nel mare di Barents. Ma proprio durante l'esercitazione, il K-141 affonda in seguito ad un incidente, le cui cause sono ancora ignote, adagiandosi in fondo al mare con i suoi pericolosi reattori che, si dice, siano stati spenti in tempo. 118 marinai hanno perso la vita. La Marina Militare Russa sostiene la tesi della collisione tra Kursk e un sottomarino della NATO che ne stava spiando le mosse. Molte altre tesi sono state avanzate. Una delle più credibili è quella dell'esplosione di un missile che in quel momento veniva lanciato per esercitazione. Quello che però fa riflettere è che, se l'esercitazione nel mare di Barents fosse andata a buon fine, i missili seguenti, il Kursk, li avrebbe sparati proprio nell'Adriatico, durante l'operazione prevista in quel periodo, e chissà che cosa sarebbe successo. Forse niente, e 118 marinai sarebbero ancora vivi. O forse, peggio, e l'Adriatico, già dichiarato mare perso, si troverebbe anche un paio di reattori nucleari sul gobbo, o meglio, sul fondo. Per ogni marina militare valgono i medesimi principi. La presenza strategica dei propri sottomarini nucleari viene prima della sicurezza e del rispetto per l'ambiente e per la popolazione. C'è soltanto una soluzione: impedire la circolazione di questi strumenti di morte.